Salve a tutti ragazzi, qui TTT, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump, ragazzi, per andare a provare assieme Merged Zamasu GL con i nuovi link al 10, ragazzi, lo andiamo a vedere un po' in tutte le forme, quindi, vabbè, la base non si vede nemmeno, però va bene comunque, andiamo a vederlo nelle due forme principali, il Fusion Zamasu e poi quello corrotto, come cavolo viene chiamato. Ragazzi, lo proviamo ovviamente insieme a Merged Tech. Siamo in un Realm of Gods. Andiamo a vedere un po' cosa può fare Merged con i nuovi link. Ragazzi, oggi pomeriggio andiamo poi a vedere anche Trunks Tech. Andiamo a vedere le due unità della Golden Week dell'anno scorso, ragazzi. Detto questo, andiamo in battaglia, vediamo un pochino, Merged Zamasu. Eccoci qua in battaglia, ragazzi, io non so se questo video esce già che ho raggiunto i 50.000 iscritti, quindi però, a prescindere, io vi ringrazio, credo che li avrò già raggiunti quando uscirà questo video, quindi vi ringrazio subito, però questo non è il video dei 50.000, non è uno speciale, è un semplice showcase, turnazioni ok, deve girare la roba, Merged Tech arriverà, però, comunque, ragazzi... credo che per domani uscirà uno speciale proprio per i 50.000 iscritti. Quindi ragazzi, per ora vi ringrazio e basta. Ma questo non è lo speciale. Detto questo, però, io vi chiedo ovviamente di iscrivervi se siete nuovi sul canale. E ovviamente lasciate tanti like, proviamo ad arrivare a 1000 like per Zamasu, ragazzi. Allora, ho messo Black Fisico e non Black Int per un semplice motivo. Volevo vedere Black Fisico un attimino come se la cava adesso, ok? Perché alla fine dei conti Black Fisico è quel PG che, confronto all'Int, grazie mille per cosa... Sì, ho l'uno per, scusate, ho dovuto ritrasferire l'account che l'avevo messo sul telefono, quindi... Yeah, ok, due per. Volevo mettere Black Fisico per vedere come se la cavava in questi eventi adesso, ora che con i nuovi link e tutto, no? Quanto è diventato migliore? Quanto è diventato migliore, ovviamente. Lo dobbiamo mettere però a linkare con Rosea GL. Sì, abbiamo Rosea GL in questo caso, ragazzi. Niente Rosea STR. Diciamo che... ovviamente dalla battaglia del... chi vince? L'STR o la GL? La GL, ragazzi, ovviamente. Va a fare molti più danni, tanca meglio. Vince lui in quella battaglia. Allora, ok. Intanto Rosea GL deve star primo un pochino. Prenderà un po' di danno, però... vabbè, la cosa che in realtà sarà un po' lunga, sinceramente, ragazzi, è trasformare del tutto Zamasu. Ovviamente, rimane sempre quel piccolo problemino, no? Nel senso che... sì, Zamasu trasformato completamente farà un macello di danni, ma perde anche tutta la damage reduction, quindi da quel lato... credo che sia ancora dura tenerlo trasformato più di tanto. Cioè, in eventi brevi, no? Sì, lo trasformate, ragazzi. Tranquilli, è fatto apposta. In eventi però un pochino più lunghi come l'LJ, non so quanto ci stia a trasformarlo a random, ok? Potrebbe essere un po' problematica la situazione. Trasformarlo così a random non credo sia la mossa migliore, ok? Tanto, eccolo qua. Finalmente fuso. Finalmente ci godiamo un attimino la scena. Ciao, Zamasu. Ovviamente abbiamo anche Merged Tech. Diciamo che questo è lo showcase un po' di tutti i black, non di quelli all'R, perché quelli all'R li faremo degli showcase a parte, però questo è un attimino lo showcase dei black e dei Zamasu Tour, ragazzi. Come avevo detto, mi sono un po' stufato di vedere solo l'LR, quindi guardiamo anche i Tour. Ah, 436.000 pre-scouter, difensivamente 82.000, sì, quello rimane il problema di questa turnazione. Bellissima da vedere, difficile da... giocare, è sempre quello. Mi piace un casino giocarlo, eh. Merged è una delle mie turnazioni preferite. Sono due PG che assieme sono fighe da giocare, ok? Però, sì, grazie. Vabbè, 80.000 damage reduction. Non prenderà troppo, però, ok. 2 milioni e mezzo, no buffer. Ok. Va bene, quando lo trasformiamo probabilmente starà sui 4 fissi no buffer a sto punto. Mi spaventa. Invece Merged Tech quant'è? Quant'è Merged Tech? 3, 4 no buffer. Merged, ragazzi. Merged è incazzato nero. Merged è incazzato nero, sappiatelo. 3, 4 no buffer, ok. Questo era il danno che faceva Full Ability quando c'era il buffer, praticamente. Quindi wow. Merged Tech, ragazzi. Bella lì.
dalla lì. Vabbè, abbiamo trasformato l'altro Zamasu, non che ci importi. Ecco, una cosa che possiamo fare qua è fare Zamasu GL, Zamasu AGL trasformare. Però vabbè, c'è il tech, non ha un senso logico farlo. Black deve ancora girare qua, quindi osserviamo ancora un turno un po' mediocre per quanto riguarda Link. Cioè, in realtà non è mediocre, li hanno quasi tutti attivi, non ha Super Saiyan, quelle robe lì. Però sono quasi tutti attivi, nel senso. Lo vediamo comunque qualcosina di quello che fa. Lo vediamo. Solo che con Merge Tech ovviamente è meglio. È fatta apposta, è la carta per essere andata in combo. 3 milioni e mezzo. Ok, Rosé. Ok, ti ascolto, Rosé. Bene, perfetto, capo. Andiamo avanti. Andiamo un pochino. Oh, ecco la turnazione. Allora, sono tentato sinceramente di trasformarlo, però non abbiamo visto con il buffer la turnazione migliore, non l'abbiamo ancora visto merge da GL. Quindi sono tentato adesso di aspettare ancora un pochino, lo trasformiamo la prossima volta. L'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto senza buffer e tutto. Era... quant'era? 2009, non mi ricordo più esattamente, però scrivetemelo sotto nei commenti, ragazzi. Quello era il danno. Va bene, vediamolo col buffer, che comunque la Kaioshin è bella potente. Soprattutto vediamo il suo danno ora. È incazzato, mi sa che è incazzato. Vediamo un pochino. Tanking non è un problema, se non è un tech si tanka tranquillamente. Merged tanka ancora tranquillamente. Vediamo un pochino. 2,8, ok, sì. Per fare danno vuole essere trasformato questo Merged. Per fare danno vuole essere trasformato, ragazzi, sto Merged. E qua che fa 3,8, quasi 4 milioni, ok. Vuole essere trasformato, ragazzi. Zamasu GL è lì che richiede la trasformazione. Prossimo turno gliela diamo, allora. Al prossimo turno, ragazzi, trasformiamo Merged, vediamo un pochino cosa combinano tutte e due. Tanto dovrebbe esserci Topo Eza, se non sbaglio, perché era nella scorsa turnazione, quindi vediamo comunque con Topo Eza. Vediamo un po', eccoci qua intanto. No, qua non lo trasformiamo, questo lo teniamo, anche perché voglio fare quella turnazione, la GL non trasformato con il trasformato un attimino. Difese. 115.000, ok, 53.000, non c'è Merged da GL, Tech. Ok. Ho una piccola idea, sinceramente ho una piccola idea. Quante orbe posso prendere? Non troppe però, eh. Teniamo Black Physico un attimino, voglio vedere quanto si spinge. 108.000, ok, non troppo. L'Int ancora per sti eventi ovviamente è il migliore. Eventi corti, Black Physico, eventi lunghi, Black Int. Però Black Int non mi interessava più di tanto al momento. Volevo vedere il Physico, ok, volevo vedere l'Eza. Praticamente questo è un team con... wow, 3 milioni. È un team composto da Eza. Cioè, questa è la situazione, ragazzi. È un team composto da Eza, fine. 3 milioni anche Black AGL. Wow. OG proprio questa... questo team, praticamente. Tranne per l'AGL, Zamasu AGL, questo team è proprio l'OG di Dokkan, no? Ragazzi, cioè, per chi si ricorda all'epoca, il team Extreme con Rosé, no? È divertente. Devo dire che questo team è abbastanza divertente. Più che altro... porta ricordi, no? Di tanto tempo fa ormai. Top è completamente attivo ora, con la passiva e tutto. Va bene. Ok. È tempo, Merged. È tempo di trasformarti. Vediamo un pochino cosa sai offrire con la trasformazione. Ora, secondo me lo si può spingere fino a 5,5. No, forse un po' troppo. 5,5. 5 milioni a... abbastanza assicurato, ok? 5 milioni li sento abbastanza assicurati in questo turno, ok? Poi soprattutto anche lui potrebbe avvicinarsi anche lui abbastanza... non a 5, ma meno 4,2. 4 milioni e 2 potrebbe avvicinarsi. Facciamo una cosa, usiamo il primo item, perché se mi arriva la special ho un po' di paura. Ovviamente, ragazzi, attack è tutto. Zamasu GL non li tanka comunque. Soprattutto ora non li tanka. 104.000 base def. Topo si fa sentire abbastanza in sto turno. Wow. Ok. Sta caricando tanto, eh. Come ho detto, mi aspetto almeno 5 milioni, sinceramente, da questo turno. 834. Sì. È probabile che ci avviciniamo a 5 milioni. È molto probabile. Anche per il tech alla fine dei conti, un qualcosina, non 5 milioni, ma comunque si avvicina anche lui. Vediamo!
Osserviamo. Quanto? 4-8. Mamma mia, sei incazzato nero. È incazzato nero. Mamma mia. Merge da GL. Wow. Merge da GL. Veramente wow, ragazzi. Veramente wow. No, non ho parole per merge da GL. Però c'è anche questo turno bello incazzatello, ok? Vediamo un attimino. Quanta difesa abbiamo al momento? 64.000. 100... Ok, allora, facciamo una cosa. Tiriamo una special così di Rosé, poi... Ah, cavolo, poche orb. Fargli tankare quei colpi forse non è stata l'idea migliore, ok? Però vediamo esattamente, ragazzi. Vediamo esattamente. Voglio osservare un po' tutto alla fine dei conti. Sono interessato non solo a merge da GL, diciamo, ok? Merge da GL è carino, 2.700.000, ok? Merge da GL è carino, però c'è anche merge tech, ora lo dobbiamo vedere. C'è... Black Fisico anche, le botte le piglia. Black Fisico, è un bel PG, eh? Però soffro un attimino di quella mancanza di difesa. Quello si fa sentire. Grazie mille per la special, grazie mille. Goku, come al solito, te sei gentile. Gentilissimo. Sappi. Sei super gentile, va bene? Sei super gentile. Grazie. Che tanto adesso ti meno, lo sai. Ho paura sinceramente qua di cosa cacchio possiamo fare. Stiamo linkando tutto con tutti, ragazzi. Cioè, è tutto attivo. È ridicolo abbastanza, sta tornazione. 80.000 def è un po'... quella è la parte brutta, ok. Va bene, proviamo. Proviamo. L'unica pecca di Zamasu GL ad oggi è che non ha difesa. Questa è l'unica cosa che è brutta veramente. È brutta veramente, ragazzi. C'è poco da fare. 3, 4, no buffer, ok. Non l'abbiamo visto merge da GL no buffer, quindi voglio vedere sinceramente quanto raggiunge. 4-6. Porca Eva. È no buffer questo, ragazzi. Ok, va benissimo Zamasu. Va benissimo. Sappi che alla fine dei conti fai i danni di un Goku LR praticamente. Goku Super Saiyan 4 LR. Cioè, wow. Non ci siamo ancora come difesa, va bene, quello ok. Ormai l'abbiamo notato, qua probabilmente moriremo anche. No, non siamo morti, ok, possiamo vedere ancora qualche turno. Non siamo ancora a livelli altissimi di difesa, ma il danno è esagerato. Attualmente l'abbiamo portato ai danni di Goku e Vegeta Super Saiyan 4, Ragazzi, cioè, ok, in 150, però li abbiamo portati alla fine dei conti a quei danni. Wow. Merge da GL ha preso un bel boost. Non che gli servisse, sinceramente, perché non è che gli serve a 3-6, ok? Non che gli servisse, però è divertente comunque vederlo boostato in questo modo, ragazzi. Da essere fan di questa carta sono veramente felice che ora faccia molto di più. Anzi, mi invoglia di più a trasformarlo, anche se rischio, ok? Anche se rischio, mi invoglia di più a trasformarlo. Ragazzi, Dokkan Mode finale, anche perché poi esplodiamo. Ok, ci godiamo un attimino questo Dokkan Mode di Merge da GL. Poi forse, se siamo ancora in vita, vediamo anche Merge Tech con la Kaioshin. E poi direi di chiudere qua il video. Vediamo un pochino quanto stai caricando, bestia di Satana. 4.700.000, ok. 4.700.000 in Dokkan Mode. Buoni danni. Come ho detto, l'abbiamo spinto veramente tanto in su. 4-6 no buffer, cavolo. È abbastanza ridicolo. Quello sì, ridicolo. Quello è ovvio. Andiamo un pochino. Pugno della morte! 6.400.000, eccolo qua, ragazzi. Se sopravviviamo ora vediamo anche la special di Merge Tech. E poi credo che saremo morti, quindi 3-8. Si spinge a 3-8 al massimo Merge Tech. Peccato, poteva arrivarci anche lui. Un pochino più in su sarebbe stato bello. Eccoci qua la nostra morte, ragazzi. Siamo morti, defunti. Adios Merge, è stato bello comunque giocare questa tornazione. Io ora voglio vedere Trunks Ikari Tech, Trunks Ikari Int. Li voglio mettere assieme. Voglio vedere cosa fanno loro due invece. Anche se non mi aspetto tantissimo da loro due. Nel senso, dall'int sì, mi aspetto molto. Dal tech, ragazzi, non più di tanto.
non mi aspetto molto per un semplice motivo. Si deve boostare, ci metterà un bel po' a fare delle robe. Mi aspetto quello però. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace. Ovviamente se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione ragazzi, mostratemi il vostro supporto anche con i like. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.